prima assemblea di Potere al Popolo. Potere al Popolo è il progetto che stiamo costruendo per dare una voce a coloro che attualmente nell'arco costituzionale non vengono rappresentati. Sarà una coalizione che ha l'ambizione di rappresentare, diciamo, le categorie che soffrono, che tra l'altro grazie all'azione di governo e comunità europea si stanno ingrossando sempre di più. Volevo dire che a questo progetto partecipa, oltre al Partito Comunista Italiano, anche il Partito della Rifondazione Comunista e l'Unione Sindacale di Base. Altri movimenti sono attesi, altre adesioni sono attese. Noi siamo qui, questo è solo l'inizio. Noi come Partito Comunista aderiamo a questa iniziativa. Si stanno costituendo in tutta Italia questi comitati proprio per dare una rappresentanza al popolo. Oggi non siamo rappresentati in Parlamento, né noi, né il Partito della Rifondazione Comunista, né altri, ma con questa lista noi pensiamo di arrivare a interessare tutti i cittadini, tutte le persone che non hanno una rappresentanza all'interno del nostro Paese, all'interno del Parlamento. Questa è la prima iniziativa, noi costituiremo comitati in ogni comune e inizieremo da qui il nostro percorso per questa campagna elettorale. Sono Alessandro Stella, militante di Rifondazione Comunista di Terni. È in corso l'assemblea di Potere al Popolo Umbra qui a Casa del Diavolo, alla Casa del Popolo. È una roba importante perché siamo oltre 130 persone, nonostante il maltempo, da varie realtà, da tutte le realtà a sinistra che hanno deciso di sottoscrivere in qualche modo la base programmatica proposta dall'ex PG occupato di Napoli. La discussione è molto interessante e quello che sta emergendo prima di tutto è il concetto di essere inclusivi. Varie realtà stanno parlando, portando le loro esperienze sia individuali sia a livello di gruppo, insomma, e quello che ci proponiamo è portare delle tematiche, un arricchimento a quello che sarà il secondo appuntamento nazionale a Roma del 17 dicembre. Mi chiamo Emanuele Salvati, sono un rappresentante dell'USB, sono un lavoratore dell'acciaio speciale Terni e sono qui stasera per portare il mio contributo, anche perché siamo di fronte ad un passaggio veramente importante per la sinistra tutta e soprattutto per la sinistra conflittuale e comunista. Nulla non sarà più come prima, come ho detto anche durante il mio intervento, ci troviamo di fronte a un tentativo di riaggregazione di forze sociali radicali, comuniste, che veramente, insomma, gettano le basi per la riaggregazione di un blocco sociale di riferimento attualissimo e che da questo punto di vista incomincia un percorso per riappropriarsi di spazi e anche di conflitti e di rappresentanza politica all'interno di questo paese. Il punto, l'aspetto legato alle elezioni diviene quindi anche abbastanza secondario, nel senso che si è capito non solo da questa assemblea ma dall'appello dell'ex OPG del Centro Sociale Napoletano che per tornare a parlare con il blocco sociale di riferimento, per tornare a pensare e a tentare di ribaltare i rapporti di forza in questo paese, è necessario tornare a lavorare insieme e a riaggregare il blocco sociale di riferimento. Questa assemblea è molto importante, come tutte quelle che si stanno succedendo in giro per il paese, e incominceremo a lavorare da domani per costruire anche una lista elettorale che sappia coniugare esperienze di lotta come quelle che si sono susseguite appunto negli interventi questa sera, e quindi ripartiamo anche dalle
elezioni comunque per tornare a parlare veramente di rapporti di forza, di conflitto sociale, che al giorno d'oggi è l'unico elemento che serve alle generazioni senza futuro, ai precari, ai disoccupati, e da questo punto di vista anche la questione sindacale credo sia dirimente, perché comunque questo prospetto e progetto di riaggregazione deve partire appunto sotto il presupposto della rottura con tutte le dinamiche che hanno legato alla sconfitta alla sinistra in questo paese. Da questo punto di vista quindi la questione sindacale diviene fondamentale anche per ripensare e rimodulare l'azione sindacale all'interno del paese.